Le ultime operazioni di polizia e carabinieri hanno portato agli arresti di un ladro di auto a Sesto Campano e ad uno spacciatore di eroina a Campobasso. Ascoltare i cittadini e continuare a servire lo Stato arriva da Catania Maria Guia Federico, nuovo prefetto del capoluogo molisano. ANCI e Regione hanno stretto un patto in caso di calamità sismiche e quelle che riguardano le frane sulla viabilità, strategie di prevenzione. Presto a Termoli verranno sistemate 83 telecamere per il controllo dai fenomeni illeciti. Nel 2016 le multe hanno portato nelle casse 650.000 euro. Bentrovati gentili telespettatori, iniziamo dalla cronaca, il nostro telegiornale. Le squadre volanti della questura di Isernia hanno proceduto all'arresto di un campano di 35 anni, responsabile del furto aggravato di autovettura avvenuto a Sesto Campano. L'uomo, dopo un inseguimento degli agenti di polizia, abbandonava l'auto e tentava di fuggire nelle campagne circostanti, ma veniva bloccato e ammanettato dalle pattuglie. Il campano si trova adesso in cella ad Isernia. Ancora cronaca, si trova invece agli arresti domiciliari nella sua abitazione nel capoluogo di regione, in attesa del rito direttissimo in tribunale, uno spacciatore di 25 anni trovato in possesso dai carabinieri di 50 grammi di eroina divisi in due pezzi. Il giovane è stato fermato ad un controllo della pattuglia a bordo di un'auto lungo la fondovalle Tappino, in prossimità di Gamba Tesa, con a bordo due giovani campobassani. E un pregiudicato vastese di 47 anni è stato arrestato dagli agenti di polizia e condotto nel carcere di Torresinello. L'uomo dovrà rispondere di danneggiamento aggravato in un bar della cittadina abruzzese dove si era recato in stato di ebbrezza. E ancora minacce e resistenza alla forza dell'ordine, violenza e disturbo della quiete pubblica. Il nuovo prefetto del capoluogo, Maria Guia Federico, ha incontrato oggi la stampa al Palazzo del Governo. Dopo tre anni a Catania è giunta a Campobasso ascoltare i cittadini e le loro necessità, il suo motto. Senta, lei dovrà affrontare alcuni problemi spinosi in questa regione, la sicurezza scolastica, anche i profughi, ne sono tanti, e poi c'è una disoccupazione dilagante, è preparata in tal senso? Direi di sì, sono preparata perché la realtà dalla quale vengo era terra di sbarchi e di migranti. A Catania io avevo sul territorio anche il famoso CARA di Mineo, nel quale oggi come oggi ce ne sono circa 3.500 di migranti stanziali, oltre a tutti quegli altri sparsi sul territorio. Sono preparata anche ai problemi dell'occupazione, perché Catania vive un fortissimo momento di crisi economica, come d'altronde tutte le altre realtà del territorio, e in questo come prefettura abbiamo fatto un'attività di ascolto, di monitoraggio e anche un tentativo di soluzione dei problemi proprio finalizzati alla salvaguardia dei posti di lavoro. Lei viene da una realtà dove il giornalismo non ha svolto il suo compito, cioè il cane da guardia della società, perché il giornalista deve dire in effetti quello che si vede. Io ho voluto dire non tutto il giornalismo, ovviamente a cui io mi riferivo, non mi riferivo a tutti i giornalisti in genere, alcune tipologie di giornali, come aveva accennato il suo collega della RAI, probabilmente vivendo una crisi importante, molto spesso non fanno appieno il loro dovere e quindi non sempre l'informazione che viene data è corretta, o non sempre l'informazione che viene data rispecchia quelli che sono i compiti che poi l'istituzione ha portato avanti. Qui mi sembra di vivere e di vedere un clima diverso, mi fa piacere sapere che la vostra è un'emittente libera senza padroni.
Anche Mafalda aderirà alla rete SPRAR, il progetto pensato dagli amministratori del paese rivolto ai minori stranieri non accompagnati, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale. Gli immigrati presenti in Italia e collocati nei centri di accoglienza saranno smistati proporzionalmente in tutte le realtà regionali, secondo una determinata proporzionalità. Per Mafalda sono previsti circa 25 immigrati. Numerosi comuni della provincia di Isernia sono stati visitati dai carabinieri in cerca di documenti utili per accertare alcune residenze fantasma. Vediamo il contributo. Scoperte dai carabinieri del Comando Provinciale di Isernia ben 55 residenze fantasma, persone che senza averne titolo hanno di fatto ottenuto la residenza in numerosi comuni del territorio pentro, senza di fatto averne neanche la dimora. Questa è la realtà che viene fuori dall'attività di indagine e dalle perquisizioni effettuate negli uffici anagrafici di molti comuni, una attività che ha permesso di individuare tali problematiche a carico di cittadini originari di luoghi ubicati nelle vicine province di Caserta e Napoli. Gli indagati, secondo quanto è stato accertato dai militari, avrebbero prodotto false documentazioni, attestanti la loro residenza presso comuni isernini, tutto con il fine fraudolento di ottenere dalle compagnie di assicurative dei veicoli a loro intestati, in totale circa 200, il pagamento di tariffe di gran lunga inferiori a quelle dei luoghi di origine. Alcuni di loro, fanno sapere dal comando, avevano addirittura istituito le sedi, di fatto inesistenti, di quattro società che risultavano intestatarie di 120 veicoli. Altri 80 veicoli risultavano intestati singolarmente alle persone coinvolte nell'indagine e in alcuni casi alla stessa persona l'intestazione riguardava più veicoli. Comunque, quest'ultima operazione risulta soltanto l'ultima di una lunga serie di truffe che si poggiano sulle residenze fantasma. Si aggiunge infatti ad analoghe attività scoperte nei mesi scorsi e per i quali molte persone dovranno rispondere alle competenti autorità giudiziarie. L'Ordine regionale dei geologi protesta per la delibera della Giunta a Palazzo Vitale che prevede la soppressione del servizio sismico e geologico, unici uffici dedicati alla salvaguardia del territorio e delle vite umane. Non si è fatta attendere la risposta del consigliere Salvatore Ciocca, che smentisce, semplicemente confluirà nella protezione civile, così potrà lavorare meglio il servizio sismico anche nei casi di emergenza. Nell'ambito delle operazioni strategiche per prevenire il rischio sismico siglato oggi un protocollo d'intesa tra la Regione Molise e l'ANCI. La questione riguarda gli abbattimenti, i rifacimenti, i miglioramenti e il rafforzamento di alcuni edifici privati, strategici ai fini della resistenza ai danni prodotti dal sisma e in grado di garantire i primi adeguati luoghi di riparo in caso di eventi drammatici. Queste, in sintesi, le ragioni del protocollo d'intesa siglato tra Regione ANCI Molise, che prevede la possibilità di accedere a delle risorse messe a disposizione della specifica ripartizione nazionale e destinate agli interventi strutturali su edifici privati. Per la prima volta i fondi destinati per la protezione civile, diciamo, per quanto riguarda gli edifici strategici, interesseranno anche una parte di privato, laddove questi edifici hanno delle caratteristiche negative e quindi meritano necessariamente degli interventi di adeguamento, ristrutturazione sismica o addirittura demolizione e ricostruzione. Chiaramente rendere partecipi anche i comuni nelle scelte e nelle priorità rispetto anche alle priorità tecniche significa prendere decisioni in comune e poter meglio agevolare questi finanziamenti rispetto a un regolamento che oggi viene firmato ed individua i criteri proporzionali. Quindi un tot, una somma da 100 a 200 euro al metro quadrato che rispetta i parametri quindi di garanzia della sicurezza poi ad edificio adeguato.
Naturalmente il ruolo dei comuni è decisamente significativo e strategico, perché da loro partono gli elementi progettuali. L'ANCI ha premuto da sempre su questa questione con la protezione civile e con il Dipartimento direttamente, alla fine quel risultato si è ottenuto, perché comunque c'è una grossa dotazione finanziaria, parliamo di 46 milioni di euro, di cui 3 destinati ai privati. Ecco, adesso i sindaci hanno la possibilità di poter attingere a queste risorse al fine di adeguare le proprie strutture comunali, che sono quelle strutture definite così strategiche, perché ecco, parliamo di scuole, parliamo di asili, parliamo di mense scolastiche, parliamo di strutture dove per definizione ci sono persone, bimbi, anziani e quant'altro, che vanno ovviamente adeguate. Il Consiglio Comunale di Larino ha deliberato di esprimere la più ferma opposizione alla ventilata ipotesi di chiusura del distaccamento della Polizia Stradale di Larino, appunto, e quindi il Consiglio ha chiesto di interessare sulla questione anche tutti i comuni del circondario frentano e chiedere un incontro con il neoprefetto di Campobasso. Da Larino ci spostiamo a Termoli. Il comandante della Polizia Municipale ha convocato una conferenza dove fa il bilancio nell'ambito cittadino di tutta l'attività relativa al 2016. Ascoltiamolo. Sono state poco meno di 10.000 le multe elevate lo scorso anno dalla Polizia Municipale di Termoli per un totale di 650.000 euro, 74 i ricorsi alla Prefettura e 24 al giudice di pace, 26 sono state le ordinanze di sgombero eseguite nella città adriatica per motivi di sicurezza. Nel 2016 abbiamo raggiunto gli stessi obiettivi in termini numerici di controllo del territorio e soprattutto i servizi di prossimità a piedati, abbiamo realizzato gli stessi numeri del 2015, quindi ritengo che la Polizia Municipale abbia sopperito con dedizione, con abnegazione di ogni suo componente, proprio per dare una risposta alle pressanti istanze di sicurezza urbana che provengono dall'utenza. Entro il 2017, un obiettivo che ci siamo dati, dovremo riuscire ad acquisire sistemi di rilevazione e di contrasto delle procedure sanzionatorie, quindi di contrasto delle violazioni che poi attivano tutta la procedura, con maggiore incisività sul territorio al fine di contenere appunto questo fenomeno sia della sosta abusiva sia della mancanza di assicurazione, che purtroppo sta aumentando anche sul territorio termolese, e altri fenomeni di violazione al codice della strada. Saranno installate, spero a breve, 83 telecamere su buona parte del territorio affinché si possa contenere principalmente, quindi con funzione preventiva, si possano contenere i fenomeni illeciti e poi si possa approfondire l'attività di indagine nel momento in cui questi illeciti vengono consumati. Sul versante ambientale, 84 interventi sul decoro urbano e 7 per la rimozione di eternit in amianto. 2.500 infine le richieste di intervento per provvedimenti su viabilità, aree pedonali e ZTL. Chiuso al traffico veicolare un tratto di strada della provinciale 152 Cavaliere tra i territori di Sant'Angelo Limosano e Fossalto a causa di una vasta frana. Stessa sorte per la provinciale 121 in territorio di Riccia per nuovi dissesti al manto stradale. E restiamo in argomento, un incontro per trovare le soluzioni alle drammatiche condizioni della viabilità provinciale. Il confronto sarà replicato il giorno 16 nella capitale. I sindaci sulla questione chiedono il coinvolgimento di tutta la politica regionale.
Sindaco, la situazione della viabilità regionale, soprattutto nel medio e basso Molise, è veramente di una precarietà estrema. Tra i comuni in maggiore difficoltà, lo è sempre stato Civita Campomarano, forse adesso ancora di più, verso Castelmauro, ma anche sul lato Lucito. Cosa sta succedendo? Cosa pensate di poter ottenere dalle istituzioni regionali? Sì, la situazione è estremamente critica, in parte nota, e dal passato ci sono stati diversi eventi che purtroppo hanno interessato il territorio, e gli ultimi eventi atmosferici hanno, secondo me, dato un'accelerata e un incremento. Purtroppo alla problematica precedente si sono attivati anche dei nuovi fronti franosi che almeno prima non si conosceva, e credo che oggi purtroppo bisogna non solo contare i danni ma capire come ci sia bisogno di interventi straordinari rispetto a quanto già è stato programmato fino ad oggi. Nello specifico, la vostra comunicazione viaria con la vicina Castelmauro? Sì, è critica perché c'è un fenomeno franoso che insiste sul territorio di Castelmauro, che ha anche portato alla chiusura temporanea dell'arteria. Attualmente c'è una limitazione al traffico su un senso alternato, e su quella strada tutto sommato abbiamo un finanziamento regionale con l'ente attuatore della provincia di Campobasso di 2 milioni di euro che se tutto procede bene credo a primavera possa partire, e quindi grosso modo si riuscirà a far fronte all'emergenza nella maniera più immediata, seppure oggi gli eventi occorsi credo che vadano ben oltre i fondi stanziati, però sono perlomeno un passo per cercare di dare una risposta per una viabilità in sicurezza. Voi da diversi anni come amministrazione di Civita Campomarano attendete il completamento della strada che porta dal paese alla Fondovalle Biferno. La strada verrà, i lavori per la strada saranno a breve? Sì, abbiamo espletato tutte le procedure d'appalto entro il 30 giugno come prevedeva il disciplinare di concessione della Regione, l'importo di 2 milioni di euro, è stato sottoscritto anche il contratto con la ditta che si è aggiudicata l'appalto, e pertanto auspico che già dal mese di marzo, e quindi alla stabilizzazione se vogliamo delle condizioni atmosferiche, si possa partire tranquillamente con i lavori e terminarli sicuramente entro quest'anno, quindi sono fiducioso. Tecnici della Protezione Civile hanno lavorato oggi sul costone di arena crollato a Civita Campomarano. Due famiglie hanno rischiato di essere travolte dai detriti e sono state sgomberate dall'amministrazione comunale che ha chiuso al transito via Marcello Pepe. Ora servono fondi per la messa in sicurezza, la richiesta proprio dell'amministrazione di Civita Campomarano. Nel giorno di San Valentino torna il tema della violenza sulle donne. A Isernia, appuntamento con la polizia per sensibilizzare e raccogliere denunce in totale riservatezza. Continua l'impegno della Polizia di Stato nell'ambito della campagna Questo non è amore, così nel giorno di San Valentino in piazza Celestino V a Isernia la disponibilità della Questura Pentra a sensibilizzare sui temi della violenza di genere e dell'accoglienza per aiutare le vittime di tali comportamenti. Dalle 10 un'equipe specializzata a disposizione per illustrare pericoli e possibili alternative che si presentano alle vittime. Un incontro di prevenzione per fornire consigli, chiarimenti, riferimenti o raccogliere la denuncia di un episodio nella massima riservatezza. Tanta informazione ed un contatto diretto tra le donne e il team di operatori pronti ad ascoltare le testimonianze di chi spesso ha paura di denunciare o di varcare la soglia di un ufficio di polizia. Iniziative anche a Campobasso, in tutte le attività commerciali e nei luoghi di aggregazione, la Questura è impegnata nella distribuzione di segnalibro con il messaggio amare e rispetto e condivisione, fiducia, libertà. Durante l'acquisto di un regalo per gli amati, importante ritirare il pieghevole della polizia che può essere motivo di riflessione per la coppia.
Concerto dedicato alla festa di San Valentino, le più belle melodie d'amore con due musicisti molisani di rilievo internazionale, Simone Sala, pianista, e Paolo Bertolucci, tenore, che esalteranno San Valentino proponendo melodie immortali sabato 18 alle ore 19. La musica come linguaggio universale dell'umanità, questo è il tema del concerto del gruppo di allievi Chromas Ensemble, voluto dal centro di accoglienza stranieri di Ripalimosani. La musica come veicolo e vettore dell'integrazione culturale, nel segno del concetto significativo del linguaggio universale dell'intera umanità. Questo e tanto altro nel concerto del 16 febbraio dalle ore 16 all'auditorium dell'Istituto Scolastico Igino Petrone di Campobasso. L'iniziativa, in sintonia con l'Assessorato regionale alla cultura, è stata voluta ed organizzata dal Centro di Accoglienza Stranieri Happy House di Ripalimosani, che attualmente ospita 59 ospiti provenienti dall'Africa e dall'Asia, che ha pensato di coinvolgere il gruppo di allievi del Conservatorio Operosi, denominati Chromas Ensemble e diretto da Tiziano Baranello, sperando di attrarre la maggior parte delle persone accostandole alle realtà difficili, vigili e cruente dell'immigrazione. Con questo evento cercheremo di dare voce ai ragazzi che noi ospitiamo quotidianamente presso questo centro. Questo dovrebbe essere uno dei tanti eventi che ci proponiamo poi di fare in seguito, sperando insomma anche in una risposta positiva da parte della popolazione autoctona. Che a nostro avviso è anche una risposta sostanziale, no? Rispetto a quello che dovrebbe essere il vero concetto dell'integrazione. Detto questo, diciamo, l'evento sarà costituito da una presentazione musicale di musica africana tradizionale. Successivamente ci sarà il concerto di musica classica curato da un gruppo di ragazzi del Conservatorio Perosi e prima ancora di tutto ciò ci sarà la proiezione di slide, foto e momenti di vita vissuti insieme ai ragazzi, proprio per sottolineare quella che è la vita di un centro. La campagna oculistica denominata Occhio ai Bambini continuerà fino al 22 febbraio a Colli al Volturno. Si tratta di una iniziativa promossa dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Obiettivo è preservare la salute visiva dei bambini dai 3 agli 11 anni attraverso uno screening a bordo dell'unità mobile oftalmica. E siamo adesso alle previsioni del tempo. Poco nuvoloso oggi sul Molise, le temperature sono comprese tra i 5 gradi la minima a Campobasso e i 12 gradi la massima a Termoli. Venti moderati provenienti da nord-ovest, poco mosso il mare Adriatico. Condizioni in miglioramento a partire dalla sera, tendenzialmente sereno domani sulla regione. Il Trivento si aggiudica la vincente derby nel campionato femminile di calcio. Sul terreno del Ripalimosani le due compagini molisane militano nel torneo interregionale di Serie C per il secondo anno consecutivo. Nel calcio femminile di Serie C molisano-abruzzese il Trivento supera in trasferta il Ripalimosani. Gara più equilibrata nella prima frazione, 2-1 per le ospiti, grazie alle marcature di Petrarca su rigore, di Gregorio per le Trignine e di Corpo per le Ripesi.
Nella seconda frazione le padrone di casa hanno schiacciato le avversarie nella propria metà campo, sfiorando a ripetizione il pareggio e sciupando anche un calcio di rigore nel finale della contesa. È l'Audax Palmoli a guidare il campionato femminile a 22 punti, uno in meno per le teramane del Bellante. Il Trivento sale a 12 punti, il Ripalimosani a quota 7 rimane nelle zone basse della classifica. È una vittoria che dà molta speranza anche al campionato e dà morale alle ragazze che comunque venivano da un paio di sconfitte. Quindi fa bene vincere e soprattutto vincere un derby e soprattutto vincere fuori casa. Diverse sue ragazze acciaccate non nelle migliori condizioni, però come ha detto lei con il cuore, con la volontà, insomma, si è cercato di sopperire a queste forti lacune. Sì, in rappresentativa abruzzese mercoledì due ragazze si sono infortunate, una la coscia e una la gamba destra, e ho chiesto a loro di dare il massimo in questa partita, visto che adesso ci aspettano anche due settimane di riposo, e di giocare, come dicevo prima, con il cuore. Lo hanno fatto, sono contento e mi piace l'atteggiamento che hanno quest'anno le ragazze e la voglia che ci mettono nel giocare. Cosa significa portare qualche ragazza in rappresentativa regionale? È un sogno per me come allenatore e soprattutto un'esperienza per le ragazze, perché si troveranno a giocare con ragazze molto più brave di loro, con molta più esperienza, che le faranno crescere a livello sia umano che calcistico. A livello calcistico ci sono ancora diverse forti ingenuità, tra virgolette, nella sua compagine? Cresceranno con il passare del tempo, l'esperienza porterà queste ragazze ad avere quegli atteggiamenti che ti aiutano, oltre alla tecnica e alla tattica, di vincere le partite. Avete praticamente giocato l'intero secondo tempo nella metà campo del Trivento, non siete riusciti a concretizzare, questo è il problema principale della squadra? Credo che nel complesso della partita il Trivento non abbia assolutamente demeritato la vittoria, perché il primo tempo ha giocato sicuramente meglio di noi, però quando si hanno 4-5 palle gol sulla linea di porta e si sbaglia un rigore, si gioca in un giocatore in più a 10 minuti dalla fine, troppi errori che purtroppo paghiamo. Sarà forse anche la giovane età di parecchie giocatrici, però credo che i derby sono belli per questi, perché sono incerti, 1x2, non si sa mai qual è, non c'è niente di scontato in queste partite sicuramente. È un campionato strano, quindi ci può stare di tutto, ci può stare la bella prestazione e ci può stare la prestazione negativa. Oggi credo di non dover dire niente alle ragazze, perché abbiamo giocato credo il secondo tempo, l'intero secondo tempo, se non in qualche piccolo sprazzo, dentro la metà campo avversario. Dopo la lunga pausa natalizia sono ripresi i tornei interregionali di rugby. Gli Hammers Campobasso sono usciti battuti in casa sia nell'Under 16 che nell'Under 18 contro la squadra dei Normanni. Le due formazioni giovanili del capoluogo, nonostante l'impegno profuso sul rettangolo di gioco del vecchio campo Romagnoli, non hanno potuto evitare la forza e il vigore atletico degli avversari, anche a causa proprio del lungo stop per la neve. Infine, nella pallacanestro nazionale in carrozzina, la Fly Sport Termoli vince 72-62 sul campo del Battipaglia e riconquista la seconda posizione nel girone C della serie cadetta. Un successo merito di un gruppo di persone che hanno buttato il cuore sul campo e con solo 8 cestisti effettivi. Con questa vittoria la Fly Termoli sale al secondo posto assieme al Salento e alle spalle della capolista Rieti. Con questa notizia è veramente tutto, grazie per aver seguito la nostra emittente.